La partita sicuramente sarà una partita che dovrà far riprendere al Napoli il cammino interrotto dalla partita di Torino, ma sarà una partita difficile perché già lo testimonia il Sassuolo nel campionato italiano, anche quando si incontrano squadre prime in classifica o tra i primi posti, squadre di metà o di bassa classifica. Non c'è mai niente di sicuro. Il Parma poi inoltre è una squadra che merita, che probabilmente come organico dovrebbe avere più punti di quelli fino ad ora raccolti. È una squadra che ha una potenzialità buona sia in fase difensiva che in fase offensiva, per cui sarà una partita difficile per il Napoli, che però logicamente è favorito. Credo che per fare l'esordio di un giocatore che è fermo da tempo siano necessarie le condizioni fisiche e psicologiche che soltanto chi gli sta vicino potrà valutare. Io di qua mi verrebbe di dire che è forse prematuro, ma Benitez e il suo staff saprà valutare meglio di me. Ma Cannavaro è un giocatore di sicuro affidamento, stiamo scherzando. A me dispiace che non trovi posto con continuità, ma è sicuramente un elemento che se sente la fiducia può rendere al massimo, può rendere anche meglio di quello che ha fatto fino adesso. Ma intanto Lena è sicuramente uno dei portieri più propositivi non solo del campionato italiano, ma dei campionati europei, quindi di tutti i campionati, nel senso che è un portiere che non gioca sulla linea di porta come fanno tanti altri, ma che è sempre disponibile ad aiutare i compagni nelle uscite. Inoltre è una grande personalità, è molto reattivo tra i pali, ha stile e ha una grande personalità. Io credo che Reina, e non lo dico perché gioca nel Napoli, ma lo dico, questo lo pensavo anche quando era a Liverpool, sia un portiere che possa dare sicurezza e tranquillità alla difesa, nel senso che oltre a saper parare sa anche sa comandare gli uomini che ha davanti. Credo che il Napoli sia ben tutelato, anche perché poi eventualmente ha un giovane dietro e nel giorno in cui Reina deciderà di lasciare, credo che avrà questo giovane, standogli dietro, avrà maturato le esperienze e avrà visto le cose che Elena gli potrà insegnare.